Quello che noi cerchiamo di fare, quello che vedo dalla mia esperienza che funziona molto bene, è informare, molto di più che non in tempi normali e anche in tempi molto corti, non dico tutti i giorni, però una volta alla settimana, ogni 2 o 3 giorni se serve, per far capire ai propri collaboratori che cosa sta facendo l'azienda per appunto mantenere il posto di lavoro di ognuno sicuro. Se riusciamo a trasmettere sicurezza e punti di riferimento chiari, le persone hanno pochi dubbi, poche ansie e lavorano sereni e hanno risultati addirittura anche superiori che non in tempi normali. Allora, è assolutamente fondamentale rispettare 3 cose. La prima cosa sono le informazioni. I collaboratori devono essere aggiornati quello che sta succedendo, quello che sta facendo l'azienda. Secondo è la presenza nostra tramite videoconferenze, dunque intensificare la nostra presenza è fondamentale. Terzo punto, gratificare i collaboratori per ogni raggiungimento positivo che hanno effettuato in questo periodo. Innanzitutto devo dire che routine dal 2020 non esiste più. Inoltre siamo in mezzo alla rivoluzione digitale che sicuramente stravolge la nostra vita privata ma anche lavorativa. Dunque quello che consiglio ai venditori è di uscire dalla zona di conforto, di rivedere tutte le cose, di formarsi continuamente perché solo con la formazione si riesce a stare al passo dei tempi. Dunque noi come Beauty Italia abbiamo spinto la vendita telefonica, teleselling, dunque i venditori hanno inventato un nuovo metodo per portare informazioni o anche ordini ai nostri clienti. Posso parlarvi anche dalla mia esperienza personale a questo punto qua, perché ho fatto venditore ed è normale che dopo qualche anno si tende più o meno ad andare a fare sempre le stesse visite dai stessi clienti e parlare degli stessi prodotti o delle stesse tematiche. Ma così come la viviamo noi, lo vive anche il cliente, perché anche il cliente stesso nei suoi acquisti è molto routinato ed è molto monotono, tende a acquistare gli stessi prodotti sempre dagli stessi fornitori. Quindi quello che consiglio io, o quello che ho fatto poi io, non parlare di articoli, ma ho fatto delle vendite strutturate, mi sono seduto a tavolino con i miei interlocutori e ho cominciato a chiedere ma perché questi articoli non li compri da me? E i motivi non ci sono effettivamente. Poi quando uno spiega su determinati prodotti i vantaggi che offrono le vere e proprie società che rappresentano le persone e i venditori, si scopre spesso e volentieri che di fatto abbiamo dei servizi o delle qualità diverse di quello che oggi il cliente è abituato a comprare e si fanno degli affari eccezionali. Oggi i giovani fanno meno ore di lavoro perché dedicano più spazio alla vita privata, ma sono più, in quelle ore sono più efficaci di quello che eravamo noi. Quindi il nostro sostegno deve andare a rafforzare in quel tempo la loro efficacia e il loro know-how e renderli sempre più efficaci in quelle ore che loro mettono a disposizione. I nuovi venditori o la nuova generazione ha delle esigenze diverse da quelle che conosciamo noi. Dunque è importante, diciamo, adeguarsi anche noi nella gestione. Dunque i giovani di oggi hanno una educazione scolastica medio-alto, sono più mobili a livello mondiale e non sono sposati con l'azienda. Dunque ciò significa che anche noi ci dobbiamo adeguare a queste nuove situazioni. Dunque le generazioni nuove vengono soprattutto ascoltate, anche ascoltate tramite i media sociali.